L'area Vestina torna in piazza sulla sanità, torna con un altro corteo, quella sanità, quel comitato dell'area Vestina che dice no allo smantellamento progressivo. Gabriele Frisa, che è il portavoce del comitato lotta della sanità Vestina, ecco, cosa chiedete ancora una volta alla regione? Noi chiediamo investimenti, perché dei tagli ne abbiamo avuti da 20 anni a questa parte, solo tagli e investimenti di poco superiore allo zero. Siamo passati dal 98 al 2015 alla metà dei posti letto, e questo non ha portato a nessun risparmio in tutto Abruzzo. Avete detto che il tempo delle promesse è finito. Sì, qui sotto le campagne elettorali tutti promettono investimenti e poi nei fatti fanno tagli. Chiodi ha tagliato il reparto rianimazione, dal fondo si appresta a tagliare il reparto maternità. Ed investimenti nessuno dei due li fa. I tagli non portano a nulla, avete detto. I tagli non portano a nulla, tranne per i guadagni per le lobby delle cliniche private, non certo per i guadagni cittadini. Che nelle cliniche private si sa, se hai soldi ti curi, se non hai soldi non ti curi, ti fanno il minimo indispensabile con le convenzioni. Io credo che i tagli siano altri. Per esempio abbiamo 90 dirigenti della regione Abruzzo che prendono 100.000 euro l'anno, 90, tra cui da Mario 130.000 euro all'anno più l'auto blu, la metà dello stipendio di Barack Obama, che è il presidente degli Stati Uniti. Figuriamoci un po' voi se bisogna tagliare la salute con diritto di tutti.